Angelo Canzonieri, fotografo, come dire, cineamatore, regista, documentarista, nato a Santa Croce. Vediamo come ha cominciato. Io per questo programma ho dovuto scavare un po' su delle cose che appartenevano oramai a un passato abbastanza lontano. E comunque l'ho fatto una ricerca così su me stesso. Avevo ricevuto forse un premio speciale già fin dalla nascita, perché sono stato sempre attento a quello che erano le arti in generale. Amavo moltissimo il personaggio del gobbo, indossando gli indumenti di mio padre, che naturalmente mi venivano grandi. Il cinema mi affascinava tantissimo e ci andavo ogni domenica. Aspettavo che il cinema aprisse, quasi sospeso alle maniglie del portone, e ne uscivo possibilmente, non sto esagerando, quanto il cinema chiudeva. Ma allora, a un certo punto, Canzonieri scrive una commedia. Sì. Non possiamo parlare in dialetto. È una commedia in dialetto. Vediamo, sì. Parliamone un po', il titolo, sì. I personaggi. La commedia, il titolo è Arrestammo io e Bobby, è una commedia che parla dialettali, che parla di un anziano, dello scontro fra, diciamo, il mondo degli anziani con il mondo dei giovani. È stata rappresentata a Santa Croce, proprio in quel cinema dove io ero andato, in un certo senso possiamo dire così, a scuola. Perché la mia scuola, secondo me, è stato proprio quel cinema. Mi emoziono un po' quando parlo di questo cinema, perché purtroppo quel cinematografo addirittura è in vendita. Ho cominciato quando avevo 17 anni a usare la macchina fotografica e la cinepresa. Ho proseguito fino ad ora ininterrottamente, ho sempre sperimentato, ho pensato di aver fatto sempre poco, che avrei potuto fare di più e che forse avrei potuto anche studiare e creare cose ancora più interessanti. Questo mi disse mio fratello. Le mie notti sono costellate da pupe. Non mi piace. Questo mi disse mio fratello. Le mie notte. Attazze. Questo mi disse mio fratello. Le mie notte sono costellate da pupe. E poi dimmi tu, se io ti diede un indirizzo di un buon psicologo del Ragusa Ibra, dimmi tu, che bottana te ce porta in Germania? E continuò a soffrire. E fu la sua sofferenza a darmi una carica spietata. 13. Oi, Angelina. 13. Oi, Angelina, ma perché non ce la finisci di dire le menzogne?
deve capire lungo un naso. Perché gli intuzzicini di un Prugliano che c'è entrato che si chiama Peppino? Peppino non esiste. Sei tu che di notte balli con i pupi. E che c'è il problema? Ci sono chi che di notte se ne va alla discoteca e tu invece balli con i pupi. Ma cosa Dio potesse fare io? È un hobby, non è una fissazione. Non riesci a divertire te con niente. E non solo, fai divertere magari all'arcia. E sai perché? Perché sei nato clown. È una vocazione. E che ci puoi fare? Ora te la tagli. Un senso di te.